Buonasera, buon pomeriggio, buon pranzo, insomma buon tutto. Scusate il cappello volante. Oggi facciamo una torta sbrisolosa di patate, però sarà la mia cena, la nostra cena, e ovviamente la voglio condividere con voi. Innanzitutto, per fare l'impasto mi serviranno delle patate. Io le ho già appunto bollite e schiacciate, adesso le condiremo insieme. Parmigiano, un uovo, farina, sale, pepe e prezzemolo, perché per me la patata col prezzemolo insomma è la morte sua. Come condiremo, come farciremo questa torta? La farciremo con quello che io ho in frigo da togliere, ovvero pancetta, funghi e un po' di provola. Questo non è da togliere, ma è il formaggio giusto che secondo me si accoppia a pancetta e funghi. Vado subito a preparare l'impasto. Eccolo qui il mio prezzemolino. Dulcis in fondo, aggiungeremo la farina. Io ne metterò un circa un 200 grammi, ma ripeto, andate sempre anche un po' a intuito. Vado di mani. Vedete? C'è voluto pochissimo, un paio di minuti, l'impasto delle patate è pronto, della nostra sbriciolata. Adesso mi trasferisco ai fornelli, dove vado a rosolare con la cipolla, la pancetta e i funghi. Metto un goccino d'olio perché poi c'è il grassetto della pancetta e iniziamo a rosolare pancetta con cipolla. Questa è una ricetta che ovviamente prevede gli ingredienti che più vi piacciono. Io non amo molto la pancetta, però veramente scade domani, quindi per me buttare le cose è proprio un dramma. E allora la sto facendo con la pancetta. Secondo me un buon accostamento è anche la salsiccia, per esempio. Oppure se la volete fare tutta vegetariana potete mettere zucchine, e funghi e carote con il formaggio, secondo me non è male, però oggi proviamola così. Pancetta rosola, ho aggiunto i funghi, non salo perché già la pancetta è salata, e faccio cuocere, magari ora metto un coperchio, ma in 10 minuti scarsi. Ecco qui, adesso si assorbe tutta l'acquetta del funghi. Siamo pronti per impostare la nostra torta di patate un po' sbriciolata, adesso vi faccio vedere. Tutto pronto, adesso metto l'olio nella teglia a cerniera, io uso quella cerniera così sono certa che quando la apro regge. Metterò un po' di pangrattato, quindi è meglio che ve lo faccio vedere, come se fosse appunto una torta. Olio, pangrattato. Eccoci qua, prendo una buona parte del mio impasto, che è qua, e lo metto nella teglia. Se risulta un po' appiccicoso, bagnatevi le mani con dell'olio. Ecco qua, lo stendo. E mi raccomando, fate anche un po' di bordo, così viene vera proprio una conchetta, una piccola cassata di patate. Adesso è il momento di mettere giù gli ingredienti, ovvero funghi, scottano con la pancetta, e metto dei pezzetti di provola. Io ho un provolone meraviglioso, voi potete mettere il formaggio che volete, non lesinate, perché più fila più buono è. Questo lo mangio io. Ecco qua, adesso prendiamo un po' del nostro impasto e lo mettiamo come appunto fosse una sbrisolata. Prendo un po' di pangrattato, glielo metto su, un goccino d'olio e andiamo in forno che ho già acceso a 180-200 gradi per almeno mezz'ora, 40 minuti, da controllare. Eccola la mia torta sbriciolata di patate, il profumo è buono,
ma già la conosco perché l'ho mangiata tante volte. Adesso la faccio raffreddare un po' e poi sarà pronta per la nostra cena. Io vi saluto e vi aspetto alla mia prossima selfie ricetta. Ciao! Con grande coraggio l'ho sformata, ragazzi, eccola qui, guardate che bella, la mia torta di patate sbriciolata. Chiamatela come volete, è una bontà. Ciao! Buon appetito!